Negli anni 50 del Novecento, molte vetrerie empolesi, attive nei decenni precedenti nella produzione di fiaschi, bicchieri, lampade, entrarono in crisi per la concorrenza straniera. E dunque accadde che alcune di queste vecchie vetrerie chiusero e una parte invece divennero gradatamente vetrerie artistiche. E la loro attività crebbe fino a diventare molto attiva e molto brillante nei primi anni 60. In quegli anni l'economia italiana si aprì verso i mercati esteri e anche il vetro empolese diventò molto popolare, molto conosciuto. Verso la metà degli anni 60, nel periodo della massima espansione dell'attività vetraria, le vetrerie nell'Empolese erano più di 30, con circa 2.000 addetti, operai per lo più, ma anche impiegati e responsabili alla produzione, responsabili alla vendita. In quegli anni la maestra Liliana Lenzi insegnava alla scuola elementare di Avane e capitava molto di frequente che i babbi di alcuni allievi operai nelle vetrerie della zona le portassero in dono degli oggetti di vetreria. E dicevano: maestra, ci scuserà, sono scarti di vetreria, in vetreria questi si buttano, si devono buttare, non sono perfetti, hanno troppe bolle d'aria, troppi difetti. Ma invece la maestra apprezzava moltissimo quegli oggetti di vetro verde regalati con semplicità, come segno di gratitudine per quello che faceva a scuola coi ragazzi. Mi ricordo benissimo, diceva: vedono i difetti del vetro anche dove non ci sono, diceva. Altri oggetti di vetro verde e di vetro colorato le venivano portati e regalati dai tanti ragazzi ai quali faceva ripetizione nel pomeriggio. Ne aveva moltissimi. Faceva lezione e ripetizione dalle 2 alle 8 tutti i pomeriggi. E così accadeva che i babbi e le mamme la pagavano, certo, per le ore di lezione e di ripetizione che faceva, ma spesso c'era qualcuno che voleva farle un garbo in più, voleva riservarle una riconoscenza, che si manifestava appunto ogni tanto con il dono di oggetti di vetreria. E questi oggetti di vetro verde e di vetro colorato li prendeva sempre volentieri. Li riceveva con la grazia sua, tipica, anche se spesso erano oggetti tutti uguali. Per esempio, le regalavano 2 o 3 bicchieri di vetro verde spesso, e magari ne aveva già molti. E in molti casi si trattava di oggetti che non avrebbe utilizzato mai per l'uso comune di tutti i giorni perché troppo ingombranti o troppo pesanti. Invece nella maggior parte dei casi gli oggetti diventavano di uso comune, consueto, giornaliero, come appunto dicevamo i bicchieri o le insalatiere o i contenitori per sale, zucchero, caffè o i portavasi di vetro verde scuro e pesante, che li aveva un po' di tutte le dimensioni. Dunque gli oggetti che le venivano regalati e che nel tempo ha collezionato erano oggetti di uso casalingo, servizi da tavola, articoli per l'arredamento in vetro verde soffiati a bocca e lavorati a mano, che appunto, come dicevamo, in tutti gli anni 60 erano prodotti in grandissime quantità. E poi, mano a mano, anche gli articoli, oggetti e piccole cose di vetro colorato, di vetro empolese colorato. E io mi ricordo benissimo questi momenti di regalo in cui lei riceveva in dono questi vetri. Di solito queste persone, queste famiglie, queste piccole famiglie venivano a casa dopo cena. Di solito, appunto, erano famiglie, diremmo oggi, famiglie tipiche, famiglie standard, come dicono i sociologi. Di solito il babbo appunto era operaio in vetreria e di solito la mamma lavorava come cucitrice nelle confezioni di impermeabili. E poi c'era il ragazzino o i ragazzini che di solito erano particolarmente vivaci e requieti. Queste persone erano grate alla maestra perché teneva il figlio a ripetizione. E lei, la maestra, appunto, faceva fare le lezioni, faceva studiare, faceva ripetere,
ma poi teneva i ragazzi anche oltre l'orario, perché sapeva che a casa non avevano nessuno. I genitori appunto erano impegnati con gli orari delle vetrerie e delle confezioni, che nell'Empolese erano moltissime. E quando la sera venivano a prendere i bambini, appunto a riprenderli per portarli a casa, si sentivano sempre un po' in debito, un po' si scusavano un po', dicevano grazie maestra oppure maestra grazie, scusi per il ritardo. Ecco, questi oggetti di vetro la maestra Liliana non li ha mai buttati via, nemmeno li ha regalati. Dopo che lei è scomparsa, si sono ricercati, si sono raccolti in una libreria appositamente dedicata. E si sono riuniti seguendo i colori. La maggior parte di questi vetri d'Empoli sono, come dicevamo, i doni spontanei dei padri e delle madri dei ragazzi che aveva a scuola e a ripetizione. Una parte poi le sono stati donati nel corso degli anni 70 da un suo caro amico Stefanelli, socio di una piccola vetreria con sede a Montelupo. E una parte li ha acquistati lei stessa nel corso degli anni 80 in qualche mercatino d'antiquariato. Una parte minima sono vetri di famiglia, dunque precedenti, cioè prodotti prima degli anni 50 e 60. Questo per esempio è un tiraolio di vetro verde soffiato ed è antichissimo, della fine dell'Ottocento, un oggetto di famiglia di Giovanni Bertelli, il nonno della maestra, che lo usava perché commerciava vino, lo acquistava e lo rivendeva. È un tiraolio in due pezzi, senza piede, col fondo circolare ed è impagliato. C'erano anche tiraolio non impagliati. E poi vedete tutte le cordicelle che servivano da sostegno per quando veniva usato.